Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Daniele Barilli di Exclusive Networks, vendor manager appunto di Watchcar. Benvenuti appunto a questo nuovo appuntamento di Exclusive Networks, nel quale verranno presentate le soluzioni in ambito XDR offerte da Watchcar, brand che è partner di Exclusive da oltre 20 anni. Il webinar sarà tenuto da Ivan De Tomasi, Country Manager di Watchcard, e Luca Settino, Sales Engineer di Watchcard, che ci illustreranno la soluzione e appunto Luca al termine ci farà vedere una breve live demo della soluzione XDR. Come sempre, come al solito, potete inserire le vostre domande nell'apposita chat box in maniera di rispondere alle vostre domande al termine della sessione di Q&A. Se non ci fosse sufficientemente tempo, lo faremo in una fase immediatamente successiva, magari direttamente con voi. Il presente webinar, verrà registrato e al termine della sessione riceverete il link per rivederlo, quindi anche chi non è stato in grado di seguire il webinar potrà seguirlo in offline e assieme a questo anche la presentazione di Ivan. Benissimo, lascio ora la parola a Ivan. Grazie, Ivan. Grazie a te, Dani. Intanto confermami per favore che mi sentite. Sì, ti sentiamo. Fantastico, buongiorno a tutti. Un doveroso ringraziamento a Exclusive Networks per l'opportunità che ci dà di, come si suol dire, diffondere il verbo su questa nuova tematica che ormai comincia a essere un po' sulla bocca di tutti. Come ha accennato Daniele, introdurrò io la tematica con delle slide e poi lascerò la parola al mio collega Luca Settino, che sicuramente vi interesserà più del sottoscritto perché vi farà toccare con mano tutti quegli aspetti tecnici di quello che stiamo andando ad esplodere adesso con la mia presentazione. Intanto una velocissima presentazione, non mi dilungo su chi siamo perché credo che tutti ormai ci conosciate. Il cosa facciamo merita una doverosa attenzione perché WatchGuard chiaramente oggi annovera nel suo portafoglio prodotti più cose che appunto vedrete in queste slide stanno andando nell'ottica di essere offerte come l'unica piattaforma di sicurezza unificata. WatchGuard storicamente nasce come un'azienda che ha sempre fatto fino a qualche anno fa solo prodotti di network security, quindi firewall, UTM, quindi firewall, Unified Threat Management. Quindi devi fare con a bordo tutta una serie di servizi di sicurezza a valore aggiunto, poi ovviamente le necessità del mercato sono andate via via aumentando ovviamente, quindi anche il nostro offering è cresciuto di conseguenza. Nel tempo abbiamo inserito al portafoglio prodotti di accessi wireless sicuri, prodotti relativi alla protezione della propria identità digitale, quindi prodotti di multi-factor authentication e non ultimi dei prodotti seguiti all'acquisizione di Panda Security totalmente legati alla protezione avanzata dei client, quindi degli endpoint. Quindi perché queste quattro famiglie di prodotti? Perché oggi le esigenze che arrivano dal mercato, da quelli che sono i vostri clienti, sono molteplici. E i clienti non possono più pensare di, volendo chiaramente con lo scopo di mettersi in sicurezza, di mettere in sicurezza la propria azienda, non possono più pensare di doversi, potersi concentrare solo ed esclusivamente su quella che è la mera rete cablata della propria azienda. Oggi viviamo dei contesti totalmente diversi e per certi versi totalmente inimmaginabili fino a qualche tempo fa, mi riferisco al periodo prima della pandemia, per il quale non dobbiamo più solo considerare chi sta lavorando all'interno della nostra azienda, ma dobbiamo fare un assessment della nostra azienda ad ampio spettro, a 360 gradi, e quindi considerare non solo la rete cablata, ma anche la rete non cablata, quindi gli accessi wireless. Dobbiamo considerare che ci sono dei dipendenti che lavorano anche da fuori o dei collaboratori che non vengono in azienda, ma vengono anche, che lavorano da remoto. E quindi dobbiamo pensare, come dicevo poco fa, a 360 gradi e pensare a dover mettere in protezione anche tutti questi client che in qualche modo interagiscono con l'infrastruttura dell'azienda stessa. Ecco, in virtù di queste motivazioni, WatchGuard
ha deciso di proporre i propri prodotti secondo quella che oggi andiamo a definire come piattaforma di sicurezza unificata. Ma perché si cerca di andare a spingere per questa soluzione, che ovviamente è una soluzione che, se vogliamo, molto più snella dell'offrire tutta una serie di prodotti che, se vogliamo, sono complementari l'uno con l'altro, ma poi non parlano tra di loro? Perché gestire i servizi di sicurezza oggi è diventato molto complesso. Il panorama delle minacce è in continua evoluzione. Gli ambienti, come dicevamo poco fa, sono sempre più complessi. È vero che sono tanti anni che sentiamo parlare di cloud, ma in realtà è di questi tempi che stiamo vivendo e assistendo a tutta una serie di migrazioni da parte delle aziende che portano all'esterno tutta una serie di servizi che fino a ieri facevano all'interno. Le richieste di gestione diventano sempre più complesse e purtroppo, soprattutto in Italia, lasciatemelo dire, c'è sempre più carenza di personale. Il gap tra la richiesta, la necessità di avere delle figure molto skillate su quella che è la cyber security e quello che in realtà il mercato offre, sta diventando sempre più ampio. Inoltre, gestire i servizi di sicurezza può anche essere molto costoso, perché l'investimento sulle infrastrutture è molto costoso, ne deriva che l'acquisizione di nuovi clienti comporta ovviamente maggiori spese per l'infrastruttura. Però più infrastrutture significa più spese per materiale, manutenzione e da tutto questo che cosa se ne deduce? Che abbiamo una diminuzione dei ritorni su margini e scalabilità del business. Quindi queste sono tutte cose che bisogna oggettivamente andare a considerare. E che cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre che di fatto possiamo dire che andiamo a erogare un certo tipo, una certa qualità di sicurezza solo ed esclusivamente se questa viene fatta su larga scala. Abbiamo detto, sono cambiati gli environment, le tipologie di utenti, i dispositivi che accedono alle infrastrutture di rete sono totalmente eterogenei oggi come oggi. Qualunque dispositivo abbiamo in mano può essere un terminale che va a rapportarsi con altri attori sulla rete dove sto lavorando, ma è lo stesso terminale che poi io uso magari per scopi privati. Quindi anche questa è una cosa che devo andare a considerare. Per tutti questi motivi, come dicevo poco fa, Watchguard ha creato un portafoglio di prodotti eterogenei ma complementari, creato proprio per fare la differenza. Che cosa vuol dire però andare a offrire una piattaforma di sicurezza unificata? Offrire una piattaforma di sicurezza unificata vuol dire che per chi si approvvigiona di questa piattaforma, avere piena chiarezza e controllo di quello che viene fatto e gestito, conoscenza condivisa, piena automazione, un allineamento operativo e di fatto una sicurezza completa. Chiaramente possiamo vedere tutte queste sfaccettature come degli strati operativi che comunicano tra di loro. Poi all'atto pratico Luca vi farà meglio vedere in che modo questi livelli operativi comunicano tra di loro. Intanto, conoscenza condivisa, WatchGuard ha introdotto l'identità verificata come fattore di ogni tipologia di analisi. E questo va a migliorare la gestione delle identità con delle regole flessibili che vedrete appunto nella nostra demo. Un allineamento operativo, perché? Perché WatchGuard oggi, indipendentemente dal fatto che appunto sta andando, anzi è già nella direzione dell'offrire una piattaforma di sicurezza unificata, è in grado comunque di integrarsi con tutta una serie di altri vendor, quelli che noi abbiamo definito come identificato come i best of breed di mercato, per consentire a voi rivenditori di andare a proporre ai vostri clienti un unico servizio composto da più prodotti che sono in grado di comunicare tra di loro. Piena automazione, perché WatchGuard, col suo servizio di Automation Core, è in grado di accelerare i processi, eliminare più minacce e migliorare la precisione. E questo consente ovviamente alle vostre persone di fare un lavoro sicuramente più qualitativo risparmiando
tempo. E poi la piattaforma appositamente creata per quelli che sono i managed service provider o service security provider. Perché? Perché oggi si sta andando nella direzione, o questo non ve lo dico io, lo vedete al mercato che chiede quello, di offrire l'IT e più in particolare la sicurezza sotto forma di servizio. Quindi la piattaforma pensata per chi vuole andare a offrire la sicurezza in questi termini. Il tutto, ovviamente, gestito da un'unica piattaforma che risiede nel cloud, chiamata appunto, per chi è già nostro cliente lo sa, chiamata WatchGuard Cloud, che poi è la piattaforma che userà anche Luca nella sua demo, e tramite la quale siete in grado di poter gestire tutti quei prodotti che avete visto descritti poc'anzi, monitorarli e lavorare in un concetto di sicurezza proattiva. Entriamo proprio nello specifico di XDR. Come dicevo poco fa, XDR è un termine che insieme ad altri termini, vedi SOC per esempio, oggi è un po' sulla bocca di tutti. Ma che cos'è l'XDR? Di fatto l'XDR è un sistema di threat detection formato da più piattaforme tecnologiche che vanno a comunicare tra loro e che uniforma molteplici prodotti di sicurezza, appunto, quindi più piattaforme tecnologiche in un unico sistema operativo. Qualche elemento chiave. Intanto XDR diventa di fatto un'offerta di prodotto o una piattaforma. Ovviamente va oltre i limiti di quello che è un vero e semplice EDR, e come dicevo poco fa, nell'economia di XDR partecipano diversi prodotti di sicurezza. E esiste questa threat intelligence combinata sulle minacce che viene utilizzata per rilevare e rispondere celermente a tutti gli incidenti di questo sistema nel quale, come dicevo poco fa, partecipano più piattaforme tecnologiche. Chiaramente è attiva nel cloud e specifica sul solo produttore. Allora, qui c'è da specificare perché è chiaro che anche più piattaforme prodotte da più produttori possono creare quello che viene chiamato XDR. Ma se io vado ad utilizzare un singolo produttore, posso costruire delle risposte riflessive a livelli più bassi, andarmi poi a interfacciare con un unico fornitore, cosa non da poco. A che cosa serve di fatto l'XDR? XDR viene adottato per andare a lavorare meglio su quella che è la gestione degli incidenti di sicurezza della nostra infrastruttura o dell'infrastruttura sulla quale sto installando questi prodotti. Intanto c'è un livello di analisi dei dati, un'aggregazione e correlazione della telemetria che arriva da tutti i vari prodotti che vanno a comporre la piattaforma di XDR. Esamina poi, quindi c'è una threat detection, cioè esamina gli avvisi e segnala quelli critici, e poi c'è una, ovviamente, risposta all'attacco. Come risponde? Andando a rimuovere la minaccia rilevata e applicando poi, ovviamente, delle policy di sicurezza. Come funziona, appunto? XDR è in grado di andare a prendere tutto quello che ha elaborato, qui chiamiamo la piattaforma 1, piattaforma EDR, la piattaforma EDR, tutto quello che in questo esempio ha elaborato la piattaforma di Network Security, e ingloba tutto appunto in questa piattaforma unificata che è in grado di inglobare tutte le informazioni che arrivano dalle due precedenti piattaforme, le va a normalizzare, correla, ricordatevi questo termine molto importante, correla tutte le informazioni tra di loro, ed infine le va a prioritizzare col fine di andare a rispondere a quello che ha analizzato. Come lo fa WatchGuard? Perché questo poi è il bello. WatchGuard di fatto ha creato ThreadSync, che di fatto è una piattaforma che fa, quindi è un protocollo proprietario creato sulla piattaforma, che fa colloquiare tra loro le famiglie di prodotti che compongono il portafoglio WatchGuard, sostanzialmente. Quindi se io, per farvi un esempio, ho installato un firewall nella rete del mio cliente e su tutti i client interni ed esterni di questo cliente ho installato soluzioni WatchGuard e PDR, queste tra di loro, tramite il protocollo ThreadSync, parleranno, correleranno le informazioni e, poi ve lo farà meglio vedere Luca nella sua presentazione,
Tramite Watchguard Cloud sarò in grado di andare a vedere gli incident di risposta e capire come agire a fronte di un determinato evento. Come dicevo poco fa, pieno monitoraggio, non voglio spoilerare quello che vi farà vedere Luca, però c'è un pieno monitoraggio degli incidenti e una sequenza temporale. La telemetria correlata fornisce il contesto e definisce poi i vari incidenti andando a creare la prioritizzazione di qui sopra. E chiaramente poter definire le azioni di risposta sempre tramite Watchguard Cloud, che vi ricordo essere una piattaforma del cloud multi-tier e multi-tenant. Cosa serve quindi per partire con WatchGuard XDR? Sostanzialmente dovete acquistare uno, diciamo più prodotti WatchGuard per costruire il vostro XDR, ma commercialmente parlando, qual è la cosa bella? È che di fatto XDR è gratis. Non dovete pagare licenze per avere XDR. Dovete acquistare, per farvi un esempio, un firewall, dovete acquistare delle licenze WatchGuard e PDR e in automatico, tramite WatchGuard Cloud, potrete creare la vostra piattaforma XDR. E viene demandato, e questo tecnicamente invece è il bello, viene demandato totalmente al vendor la gestione di queste informazioni, che notoriamente è la parte più complessa per chi eroga questi tipi di servizi. Per cui io vi esorto a iniziare a utilizzare questa piattaforma, perché non può portare altro che benefici sia al vostro lavoro che ai clienti finali ai quali avrete installato questi prodotti. Chiudo una velocissima chiosa con i 5 pillar che creano la differenza di Watcher. Cerchiamo chiaramente, non siamo gli unici sul mercato, siamo però gli unici ad oggi ad avere un XDR nel vero senso della parola, perché un conto senza fare nomi non è etico, non è bello e non mi appartiene fare nomi della competizione, però un conto è lavorare con un vendor che ti dice ho 4 macro famiglie di prodotti a portafoglio, installale, sono tutte dello stesso vendor, sì, ma non parlano tra di loro. Un conto invece avere dei prodotti che correlano, come dicevo poco fa, le informazioni tra di loro. Quindi uno dei fili che si pone da sempre WatchGuard, da quando è nata, è quella di offrire prodotti di livello enterprise con una vera semplicità di utilizzo, con delle prestazioni che vogliono essere sempre al top. Cito un esempio legato ai firewall. I firewall UTM sui propri datasheet dichiarano delle prestazioni di firewall throughput e di UTM throughput. Firewall throughput è la velocità con la quale il processore del firewall gestisce i dati una volta che viene in contatto. L'UTM throughput è la stessa velocità misurata del processore, però con i servizi di sicurezza UTM attivi. Con WatchGuard è tra i vendor più veloci su questo dato di targa, con una piena visibilità di tutto quello che accade nelle infrastrutture dove i nostri prodotti vanno a lavorare. Come avete visto poco fa, una totale correlazione delle informazioni tra i vari prodotti installati, cercando di essere sempre innovatori, perché avete e avrete sempre accesso più rapido a servizi di sicurezza nuovi e costantemente sempre migliorati. Io con questo mi taccio, rimango chiaramente qui fino a fine webinar per rispondere alle vostre eventuali domande. E lascio la parola a Luca Settino, Sales Engineer di WatchGuard, che appunto sono certo vi interesserà ancora di più, perché vi farà vedere, vi farà toccare con mano tutto quello che io vi ho raccontato a livello teorico. Grazie ancora a tutti per l'attenzione e buona continuazione. A te Luca, quando vuoi. Ok, grazie Ivan, grazie per la parola. Un buongiorno a tutti anche da parte mia, ringrazio Exclusive Network per lo spazio che oggi mi ha concesso. Per chi non mi conosce, sono Luca Settino, Sales Engineer di WatchGuard. Datemi un feedback se mi sentite e adesso vado a condividere il mio schermo. Sì, ti sentiamo e ti vediamo. Ok, grazie mille. Allora,
Di che cosa si tratta? Qual è il modello di XDR che di fatto WatchCat ha portato sul mercato, no? La considerazione da un punto di vista, diciamo, economico è presto fatta. Perché? Perché già come citava Ivan prima, il trend, diciamo, di questi anni è sicuramente quello che è stato la vendor consolidation, quindi di fatto reseller e utenti finali chiaramente cosa fanno? Sono imbattuti in questa strategia di vendor consolidation, sempre approcciando però di fatto un punto di vista economico, ovvero di fatto si è approcciato alla vendor consolidation per il fatto che i vendor chiaramente avendo ampliato il portfolio di prodotti di fatto, no, danno un ottimo spunto per quanto riguarda una strategia di tipo puramente commerciale, ovvero vado, no, acquistando sempre più prodotti di un vendor, no, chiaramente ho un vantaggio strategico, no, su che cosa? Sulla mia supply chain. Perché? Perché chiaramente sono in grado di andare, no, a Exclusive Network e a cascata, no, direttamente dal vendor per chiedere di fatto più sconto. Quindi abbiamo un vantaggio, no, di tipo economico, okay, che va benissimo per carità, ma non lo abbiamo da un punto di vista operativo. Perché? Perché chiaramente avendo e dovendo gestire diverse componenti tecnologiche all'interno di una stessa infrastruttura, ok? Critiche, perché? Perché stiamo parlando comunque nel nostro settore di tecnologia di sicurezza, questa deve essere non soltanto acquistata e distribuita, ma anche poi gestita. E qui dov'è il vantaggio di fatto, no? Perché se parliamo solamente di vendor consolidation, chiaramente approcciamo appunto la questione, ribadisco, da un punto di vista economico. Ma in realtà, no, il tecnico, e come ha spiegato anche Ivan, no, il tecnico è elemento raro, no? Perché? Perché chiaramente abbiamo uno skill gap da colmare negli anni a venire. Chiaramente si trova poi nella difficoltà di dover gestire, seppur tecnologie provenienti dallo stesso vendor, no, sono talvolta incompatibili. Nel senso, immaginate di dover gestire magari un firewall, gestire un endpoint, gestire chiaramente una soluzione di MFA. Se non vi è piena integrazione, chiaramente che cosa accade? Immaginate di dover, no, indagare banalmente un incidente informatico e quindi il povero tecnico sarà chiamato che cosa? A passare del tempo, no, per poter capire magari da dove arriva la minaccia e quindi dover necessariamente andare, no, a studiarsi i log provenienti sul firewall, andare a verificare quello che magari la soluzione endpoint ha segnalato, piuttosto che chiaramente, no, andare a verificare se è un problema invece di identità, quindi di fatto l'utente, no, ha regalato, tra virgolette, le proprie credenziali, no, all'attaccante, no, perché chiaramente ha circuito in maniera furbesca. Quindi di fatto, no, non si ha una visione globale e semplice, no, di quello che è di fatto un incidente informatico, no? Ma seppur ribadisco, la tecnologia proviene dallo stesso vendor, in realtà poi a livello operativo si ha difficoltà a poter chiaramente effettuare una analisi, no, approfondita e coerente con il contesto, nonché poi sapere esattamente che cosa fare per far che cosa, per rispondere, no, all'anomalia, all'incidente stesso. Okay. Di fronte quindi a queste problematiche, il modello XDR di WatchGuard va proprio in questo senso, quello di dare uno strumento immediato, semplice da gestire
e che implementi anche un alto grado, come vedremo, di automazione. Questo per far che cosa? Per avere sempre dei benefici da un punto di vista operativo, perché? Perché chiaramente no, presuppone anche il fatto che l'utente, l'analista di sicurezza, no, il tecnico, come vogliamo chiamarlo, di fatto no, si dedichi effettivamente sulle attività di valore e lascia che direttamente la tecnologia possa di fatto farsi carico invece di attività più semplici. Di conseguenza, all'interno del Watcher Cloud, quindi già di una console cloud atta a gestire e monitorare le diverse componenti tecnologiche, quindi lo strumento XDR è già inserito in un altro strumento creato apposta per andare ad abbattere le tempistiche di gestione, no, nell'utilizzo e nell'esercizio della tecnologia. Okay. Abbiamo inserito questo ulteriore strumento, no, che è inserito nello stesso obiettivo dello strumento principe. Di conseguenza, che cosa siamo in grado di visualizzare? Siamo in grado di visualizzare e gestire di fatto gli incidenti informatici indipendentemente dalla tecnologia che lo rileva. E già questo è un vantaggio non da poco. Ribadisco, immaginate di dovervi farvi carico di un incidente, di doverlo indagare, di capire qual è la causa, no? Di capire effettivamente se oltre allo strumento che l'ha segnalato è possibile dare risposta in qualche altro ambito, no? Perché non sempre se l'endpoint mi segnala qualcosa lo gestisco con l'endpoint, magari è necessario, no, fare una regola sul firewall, piuttosto che magari andare a disabilitare temporaneamente un utente proprio perché le sue credenziali sono state, no, carpite in maniera fraudolenta. Quindi, per non, diciamo, generare tutta una serie di ovviamente inutili analisi, no, mal di capi, chiaramente, mal di testa ai propri operatori, l'XDR serve proprio per questo. E quindi, in maniera molto semplice, abbiamo visibilità estrema di quelli che sono gli incidenti. Okay? Gli incidenti chiaramente vengono segnalati perché abbiamo una correlazione continua degli eventi provenienti da vari ambiti tecnologici. Okay? Quindi se faccio riferimento ai firewall, i firewall dal firmware 12.9 sono in grado di partecipare a quella che è la nostra Threat Sync. Okay? Abbiamo poi tutta la famiglia di endpoint. Chiaramente endpoint che hanno all'interno caratteristiche di EDR, quindi di fatto l'EDR è in grado di effettuare, no, telemetria continua dagli host verso il nostro cloud. Okay? Quindi faccio riferimento a EDR Core, che è contenuto nella suite Total, faccio riferimento a EDR ed EPDR invece, che sono prodotti standalone invece, che sono rilevabili anche nel corrente listino. Per quanto riguarda quindi gli incidenti vengono rilevati, no, dalle componenti tecnologiche che sono installate, danno il loro feedback, le informazioni vengono ricomposte e analizzate automaticamente all'interno dei nostri data center, dei nostri laboratori, e vengono chiaramente segnalati poi a partner o end user. Okay? In questo caso, quello che state vedendo è di fatto, no, una demo che mostra come è semplice poter capire esattamente quello che sta succedendo, no, in modalità multi-tenant. Perché? Perché lo strumento si è calato, è utilizzato dal reseller, chiaramente abbiamo, no, possibilità di poterlo, no, gestire
in modalità multi-tenant e quindi la comodità di poter chiaramente vedere, no, tutti gli incidenti e gestire tutti gli incidenti da un unico punto. E già questo è un vantaggio operazionale non di poco conto, no? Perché? Perché chiaramente l'analista informatico di sicurezza, il tecnico, sarà in grado di gestire, no, più clienti contemporaneamente. Se oggi magari con uno strumento, no, spezzettati, con strumenti spezzettati, non omogenei e quant'altro, un vostro operatore riesce a gestire 50 clienti, no? Con questo strumento si può ipotizzare chiaramente che questo avrà un valore incrementale. E quindi chiaramente siamo in grado anche a livello economico, operazionale, di avere un vantaggio importante. Gli incidenti poi vi viene dato un ranking automatico, quindi a fronte della nostra analisi direttamente è il vendor a dire quali sono effettivamente gli incidenti più pericolosi rispetto a degli altri. Entrando poi nel dettaglio, siamo in grado effettivamente di poter, no, verificare quelli che sono, no, le varie tipologie di incidenti, su quali clienti e chiaramente qual è la tecnologia che lo sta rilevando. Quindi di fatto, no, abbiamo incidenti che provengono da un'analisi, no, lato endpoint, abbiamo chiaramente quelli che sono gli incidenti, no, segnalati chiaramente da tecnologia a livello perimetrale e quindi chiaramente i Firebox WatchGuard. Queste segnalazioni possono e devono essere, no, lavorate, okay? Quindi di fatto, no, è possibile distinguere ad esempio quelle che sono, no, segnalazioni ancora non lette e non lavorate da nessun utente, no? E quelle chiaramente che possono essere, che sono già state magari lavorate e che poi eventualmente potrebbero essere archiviate, no? Quindi andando a segnalare, no, in una console multi-tenant e multi-utente quali sono effettivamente gli incidenti, no, a cui un operatore si è fatto carico, l'ha risolto e quindi può essere tranquillamente archiviato. Come si risponde all'incidente? Chiaramente è possibile entrare nel dettaglio dell'incidente, viene chiaramente, no, come per prima cosa messo in risalto quali che sono le raccomandazioni e quali sono le operazioni per poter andare, no, a tempestivamente a bloccare e quindi poi effettivamente debellare l'incidente. Questo perché? Proprio perché abbiamo una console unica a cui facciamo convergere tutte le varie tecnologie, okay? E quindi di fatto le tecnologie riescono a parlare direttamente con la console e quindi semplicemente andando a premere in questo caso tre bottoni che in ordine consentono ad esempio di, in questo caso specifico, di isolare il computer, quindi andiamo a togliere chiaramente la possibilità che l'attaccante o ad esempio, no, lo strumento che sta usando, come può essere chiaramente un ransomware, possa diffondersi in maniera orizzontale su tutto il network. Andiamo poi a cancellare, no, di fatto il file malevolo rilevato, no, che presupponeva che cosa? Il fatto che PowerShell, origine di fatto dell'incidente, no, frutto chiaramente della correzione e dell'analisi della visibilità che la telemetria ci offre, no, voleva eventualmente lanciare su quell'host e quindi andremo a killare di fatto anche, no, il veicolo attraverso il quale l'attaccante stava per compiere di fatto l'incidente in questo caso. Che cosa di fatto presuppone, no, una gestione simile, come avete potuto capire, è chiaro che presuppone che ci debba essere un tecnico, di fatto
una persona, no, all'interno della console che possa effettivamente in tempo reale, no, monitorare quelle che sono le varie sollecitazioni provenienti dai vari clienti e chiaramente, no, farsene carico, quindi rispondere all'incidente. Abbiamo visto, no, come chiaramente sia molto molto semplice, no, ed efficace rispondere ad un incidente. Abbiamo visto, basta premere in ordine tre bottoni, quindi andiamo a, di fatto, a minimizzare proprio al massimo, no, il tempo che intercorre dalla segnalazione al blocco, perché chiaramente quei momenti, no, dopo la detection sono di fatto fondamentali, e avere, no, una tecnologia che è in grado di parlarsi, no, poter correlare eventi provenienti, no, dalle varie componenti tecnologiche ci dà di fatto un vantaggio sulla detection, perché effettivamente, no, avere visibilità di quello che accade all'interno dell'infrastruttura, no, in diversi punti, diversi occhi, sono diversi occhi, diverse sentinelle, no? Perché il firewall è posto a livello perimetrale, abbiamo l'endpoint sulla macchina, avremo di fatto anche l'access point o lo strumento di multifactor authentication che potranno effettivamente segnalare. Questo ci dà chiaramente un vantaggio enorme, no, sulle capacità di andare a individuare in brevissimo tempo quello che effettivamente è l'anomalia all'interno dell'infrastruttura, e siamo altrettanto bravi poi a fare che cosa? A andare a bloccare la minaccia, proprio perché andiamo a suggerire all'operatore di fatto, no, quali sono le azioni più efficaci di caso in caso. Pertanto, no, seppur chiaramente in maniera manuale, siamo in grado di gestire di fatto l'incidente, no? E quindi poter farsene carico, debellare la minaccia e poi infine andare a segnalare, no, quale, no, quale incidente abbiamo già gestito, e quindi archiviarlo, no? Non diventa soltanto un brutto ricordo. In realtà lo strumento, inteso come modello di XDR, fa un passo in avanti, okay? Perché? Perché di fatto siamo in grado di fare che cosa? Siamo in grado di poter implementare all'interno della console, okay? Che cosa? Come vedete già dal caricamento di questa pagina, delle policy, dei template di policy di automazione, no? Come potete vedere, le policy di automazione che tra poco andremo ad analizzare insieme possono essere erogate direttamente su tutto il mio parco clienti, ok? Oppure, a seconda delle esigenze di infrastruttura a infrastruttura, posso chiaramente calare delle policy, no, verso i vari clienti, quindi fare delle personalizzazioni. Di che cosa si tratta, delle automation policy? Le automation policy, no, sono delle policy che vanno a automatizzare quelli che sono i processi di risposta. Quindi di fatto presuppongono che non ci debba essere, no, più neanche il tecnico che debba gestire manualmente l'incidente informatico. Perché? Perché chiaramente, potendo di fatto ancora una volta far convergere sotto una stessa piattaforma di gestione la tecnologia, no, possiamo chiaramente da un punto centralizzato impartire delle istruzioni a ciascuna componente tecnologica, no, al fine di andare a risolvere, no, i vari problemi di natura di sicurezza che un'infrastruttura può sperimentare durante il suo esercizio.
E quindi, in maniera molto semplice, siamo chiamati a che cosa? A determinare la tipologia di policy. Come potete vedere, sono in questo caso due, perché possiamo creare una policy legata alla remediation, quindi all'attività delle varie componenti tecnologiche, ma addirittura, no, poi, una volta effettuata la remediation, all'autoarchiviazione del caso. Perché? Perché questo ci consente chiaramente di, no, abbassare drasticamente quelli che sono gli allarmi in console, no? Gli allarmi per il quale un operatore debba prestare attenzione. Possiamo poi individuare come condizione, no, quali tipologie di rischio, no, vogliamo coinvolgere, quali incidenti rispetto al loro ranking di rischio coinvolgere nella risoluzione automatica. E anche qua possiamo magari decidere che gli incidenti con minor rischio possano essere, ad esempio, gestiti praticamente in maniera automatica e lasciare, no, che solo soltanto, no, determinate tipologie di incidenti veramente gravi, no, debbano essere gestiti da un operatore. E ancora qui abbiamo chiaramente un vantaggio di tipo operativo. Perché? Perché chiaramente l'attività umana si andrà a focalizzare esclusivamente su quella che è di fatto, no, l'attività a valore, no? Ovvero la gestione dell'incidente veramente, veramente critico. Infine, possiamo decidere, no, su quali tipologie di incidenti lavorare. Questi chiaramente sono un elenco di incidenti che possono essere chiaramente individuati e gestiti dalle varie componenti tecnologiche. Alcune chiaramente sono rilevabili, no? È più facile che li rileva uno strumento, no, posto a livello perimetrale. Alcuni, ad esempio, rilevabili tramite chiaramente, no, l'analisi legata di fatto all'endpoint. Quindi siamo in grado di decidere anche su quali tipologie di incidenti l'automation policy dovrà focalizzarsi. Ed infine, quale componente tecnologica sarà chiamata di fatto a dover rispondere. In questo momento abbiamo di fatto, no, Firebox ed Endpoint, ma una nota di roadmap: entro la fine di quest'anno, no, coinvolgeremo anche le rimanenti componenti tecnologiche a nostro portfolio, ovvero la soluzione Endpoint, Multifactor Authentication e le soluzioni di Access Point. Perché? Perché chiaramente da un punto di vista di MFA, no, anche l'identità di un utente, no, può essere oggetto di attacco, no? Parallelamente anche un access point potrebbe essere punto di ingresso, no, per un attacco, un incidente. Come lo faremo? Chiaramente continuando a sviluppare, no, i firmware per i nostri access point, e chiaramente, no, potendo sviluppare anche la soluzione di MFA che sappiamo essere già integrata nel WatchGuard Cloud, perché è soluzione, no, gestibile direttamente e da cloud, e quindi chiaramente anche queste tecnologie concorreranno a dare il loro feedback, al fine questo feedback essere gestito, no, all'interno della nostra ThreatSync, quindi del nostro motore di analisi, e anch'essi, no, come componenti tecnologiche, saranno coinvolte nelle attività di risposta e bonifica dell'incidente informatico. Ultimo ma non ultimo, a seconda chiaramente delle condizioni, no, e soprattutto mi riferisco all'ultima, nella device type, ogni tecnologia, no, sarà chiamata ad effettuare delle azioni. E anche qui, a seconda di fatto di quale range di rischio abbiamo implementato, di quale incidente siamo chiamati a rispondere, di quale device vogliamo coinvolgere all'interno, no, dell'automation policy, no, saremo in grado poi di determinare quali azioni far fare a ciascuna componente tecnologica.
quindi, prendendo esempio magari a delle policy che ho già creato all'interno di questo elemento di demo, ecco qui che di fatto, no, ho determinato quali tipologie, ad esempio, di policy potremmo già erogare all'interno, no, di un'infrastruttura, attività legate chiaramente alla risoluzione di segnalazioni provenienti dal firewall, no? Chiaramente firewall molto bravo, no, a bloccare che cosa? Indirizzi IP, quindi di fatto indirizzi IP magari che un malware, no, o un elemento installato da un attaccante ha effettuato sull'endpoint, quindi di fatto andiamo a tagliare effettivamente comunicazione tra l'attaccante e chiaramente, no, e la macchina target, oppure viceversa andiamo a poter performare delle attività di fatto legate all'endpoint per poter, diciamo, bloccare eventuali file malevoli, processi desiderati e quant'altro. Per ciascun di fatto poi account, quindi cliente, possiamo anche determinare quali componenti coinvolgere, quali componenti tecnologici coinvolgere, perché in questo caso, ad esempio, io ho di fatto abilitato, no, la capacità dell'endpoint di compartecipare al modello XDR, e la stessa cosa per i Firebox. Vi faccio notare che per i Firebox noi possiamo anche determinare se magari un cliente ha più apparati dislocati in varie località, in varie parti dell'infrastruttura, noi possiamo anche decidere se coinvolgere tutti i Firebox o chiaramente sceglierne soltanto un sottoinsieme. Inoltre, per quanto riguarda l'attività legata di fatto già alla Threat Sync, abbiamo la possibilità di visualizzare quelle che sono chiaramente le attività legate, no, ai Firebox. Questo chiaramente ci evita di dover necessariamente collegarci, no? Immaginate un analista di sicurezza, un tecnico, no, che si debba collegare apparato per apparato per capire effettivamente qual è stato poi il risultato, no, dell'attività prima dell'analisi della Threat Sync e poi chiaramente del processo di risposta magari automatizzato sul firewall. In questo caso abbiamo la possibilità, no, di poter chiaramente da un unico punto di vista capire esattamente quelli che sono stati gli indirizzi IP bloccati, in maniera molto semplice, eventualmente poterli poi rimetterli in pista, quindi andarli a sbloccare in maniera molto 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 semplice. La mia presentazione, diciamo, è terminata, quindi con Ivan e con i colleghi di Exclusive direi che è il momento di aprire di fatto, no, questo momento di confronto. Grazie Luca. Allora, vediamo se ci sono domande. Per chi volesse porre le domande, non c'è problema, può inserirle nella chat box. In questo momento abbiamo a disposizione sia Luca che Ivan per le domande. C'è una prima domanda che arriva. Chiedono come è possibile testare la soluzione XDR. Credo che questa sia una domanda per Ivan. Ma molto semplicemente, per chi... distinguiamo, per chi è già nostro cliente e probabilmente in possesso di due o più prodotti WatchGuard NFR, possono tranquillamente implementarlo senza problemi di sorta. Per chi invece è un nuovo rivenditore e sta approcciando oggi al vendor, chiaramente il primo step che consiglio è quello di dotarsi di prodotti NFR, sia per il lato network security che per il lato eventualmente endpoint, e metterlo in piedi chiaramente con il nostro anche supporto. Abbiamo qui Luca, ma abbiamo 3-6 ingegneri che possono sostanzialmente aiutarvi. Sottolineo che per quanto riguarda la sicurezza degli endpoint, WatchGuard Alistino offre anche una soluzione commerciale, un bundle commerciale chiamato Passport, che prevede
sostanzialmente l'approvvigionamento sia della soluzione APDR, sia della soluzione di Multi-Factor Authentication e sia della soluzione DNS WatchGo, che è una funzionalità specifica che va a lavorare sulle query DNS dei client per evitare che vadano a navigare su siti, lasciatemi dire, impropri. Ecco, Passport, modalità NFR, viene offerta, è in promozione gratuita. Per cui suggerirei di cogliere questo vantaggio per partire subito a testare la nostra soluzione XDR per poi replicarla su tutti i vostri clienti. Quindi richiesta attraverso il portale Sì, nell'area chiaramente, perdonami, registrazione. hai ragione, giusto per completezza, ovviamente come si può richiedere una o più soluzioni NFR WatchGuard, intanto dovete registrarvi sul portale watchguard.com. Una volta che vi siete registrati, all'interno dell'area sales del vostro portale troverete il form da compilare per poter richiedere le soluzioni NFR. Questa richiesta arriverà a una nostra collega che la vaglierà, la passerà al sottoscritto che approverà il tutto e a quel punto verrà comunicato sia da parte nostra sia al rivenditore e contestualmente nella stessa mail anche al distributore il numero identificativo di approvazione per poter procedere con l'ordine di acquisto delle soluzioni NFR. Aggiungo solo di scegliere il distributore di riferimento, Exclusive Networks, chiaramente. Ovviamente, siamo a dire, lo davo per scontato. Benissimo, grazie Ivan. Non vedo altre domande attualmente, quindi lasciamo ancora un attimo se qualcuno volesse informazioni. Questo non toglie che se aveste delle domande da porre anche in futuro, adesso vi arriverà la mail con tutti i nostri contatti, quindi possiamo sempre metterci in contatto, non c'è nessun problema. Aspettiamo solo un Assolutamente. attimo. Va bene, a posto così. Allora, grazie, grazie Ivan, grazie Luca per il tempo che ci avete concesso e grazie anche a voi tutti per la partecipazione. Ricordo a tutti quanti che il webinar è stato registrato, riceverete link e presentazione con tutti i nostri dettagli assieme, quindi contattateci tranquillamente per qualsiasi domanda e arrivederci al prossimo appuntamento di Exclusive e WatchGuard. Grazie a Grazie. tutti, buona giornata. Grazie a voi.